Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti ad un nuovo episodio di Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Giovanni, il signor Sgabuzen, e vi parlo dalla mia macchina mentre attraverso l'autostrada per tornare a casa. La mia settimana lavorativa è finalmente conclusa e qui c'è un caldo atroce, un caldo fortissimo. Ci sono molti esteri che stanno abbandonando il mio corpo in questo momento. Non vedo l'ora di farmi una doccia. E il tempo, diciamo, si è aperto, c'è il sole che spacca le pietre, ci sono oltre 30 gradi fuori, qui in macchina ce ne saranno forse a stento una decina. E stamattina invece il tempo era un po' incerto, c'era molta foschia, molta afa, e insomma si boccheggiava. Il tempo ricordava un pochettino le New England IPA, ok, quelle birre torbide che non hanno senso di esistere. A tal proposito, desideravo ricollegarmi al discorso che faceva Daniele stamattina, ovvero sull'inserimento dei nuovi stili nel BJCP, e insomma volevo darvi quelli che sono i miei due centesimi al riguardo. Sono contento per quanto riguarda quel nuovo stile sour, perché al di là del fatto che mi piacciono gli stili sour, ma questo non c'entra niente, sono contento che comunque degli stili nati in una particolare zona geografica, sono contento che vengano insomma in qualche modo internazionalizzati, no, così come è successo per le IGA. Lasciate stare che chi mi segue sa che odio a morte le IGA per una questione puramente filosofica, però insomma le IGA potevano restare tranquillamente una schifezza fatta dagli homebrewers italiani, invece sono state elevate a schifezza internazionale, perché ora sta dentro il BJCP e quindi tutti i birrai del mondo sanno che esiste uno stile schifoso che si chiama IGA. Quindi ben venga che anche altri stili siano riconosciuti a livello internazionale. Per quanto riguarda le Barton Ale, ben venga che venga rispolverato uno stile ormai estinto, anche se di questo stile conosco ben poco e non capisco esattamente quale sia la differenza con la categoria di le varie bitter, pale ale, eccetera, inglesi. Devo studiarmi un pochettino meglio però il BJCP. A dire la verità non l'ho fatto, sto parlando senza averlo fatto, quindi potrei dire delle stronzate colossali. Per quanto riguarda invece le NEIPA, le tanto osannate NEIPA, se lo potevano risparmiare. Allora, è uno stile che non mi piace perché va a tozzare, va a cozzare con quello che è la mia concezione di birra. Al di là dello stile, questo l'ho detto un sacco di volte sia live che nei miei video, al di là dello stile una birra deve, per me, deve essere limpida, trasparente. E ovviamente va da sé che una birra torbida come sono le NEIPA non può che trovare il mio completo disprezzo e eccetera. Però insomma è stata la moda degli ultimi mesi, ci hanno veramente rotto le palle su internet, su Instagram, sui vari canali americani e non, con queste birre, e purtroppo anche tanti birrifici italiani hanno iniziato a fare queste schifezze per adeguarsi purtroppo ai desideri del mercato. Io ci sarei andato un pochettino più cauto, perché qui non stiamo parlando delle White IPA, delle Black IPA come successe tanti anni fa. Qua stiamo parlando di uno stile che probabilmente fra un anno non farà più nessuno, perché è uno stile che non ha senso, uno stile stupido. Ma perché dovrei fare una birra che assomiglia a un succo di frutta? Insomma, staremo a vedere, amici homebrewers. Ad ogni modo, accolgo molto positivamente queste aggiunte del BJCP, soprattutto perché il BJCP è stato sempre molto lento a codificare nuovi stili, nuove variazioni. È vero che non è stata fatta un'aggiunta ufficiale, però sono state fatte queste aggiunte, non
non so come chiamarle, provisional, e quindi sono contento perché è una cosa che non è mai successa prima d'ora, insomma. Niente, ovviamente io non produrrò mai una New England Pale Ale, per ovvi motivi, oppure produrrò una New England Pale Ale però limpidissima, quindi equivarrà a fare una IPA normale. Bene amici homebrewers, vi ho dato i miei 2 centesimi, sto cercando di rispettare il più possibile il vincolo dei 5 minuti, per questo sto cercando di essere molto conciso stavolta. Io spero che il vostro weekend stia per iniziare nel migliore dei modi, vi auguro un buon sabato e una buona domenica, riposatevi e spero che non faccia così caldo come fa caldo qui in Terronia. Amici radio ascoltatori, vi mando un saluto da Giovanni, del signor Sgabuzen, è tutto e noi ci vediamo, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti amici ombrivi.